God bless this dream. God bless him. Ciao a tutti amici, benvenuti su Age of Mythology, The Return of the Gods. Questo è una delle mod più belle che abbia mai provato. Aggiunge gli aztechi e sono davvero colpito da... Già sono dalla schermata iniziale. Oggi faremo una prova di questo gioco, cioè di questa mod, con una mappa casuale. Dobbiamo prendere per forza Shennong, perché la Shennong ne potremo scegliere quale dio usare. Se avete sentito un uomo lì, ve lo spiego dopo. Eccoci qua, pronti. Come potete ben vedere, se vedete questa scritta qui, "Rotary script loaded successfully", allora la mod funziona. Quindi vedete qua Shennong. Noi o scegliamo di adorare Shennong, ovviamente, o scegliamo uno di questi tre dei. Allora, in primo, Tezca Tripoca. Vabbè, sentite il nome. È il dio dell'oscurità e di quello che non si vede. Da quando, credo. I bonus. Youth Barracks, che è una caserma dove si addestrano le unità base normali, quelle giovani appunto, costa il 15% in meno e c'hanno 15% in più di HP. Le unità giovani costano il 10% in meno e c'hanno 10% in più di HP, mentre i guerrieri, i cavalieri, vabbè, i guerrieri, li chiamo io giaguaro, hanno il 20% in più di HP e puoi addestrare questa unità da porto. In questo caso non ci serve un cazzo. Vabbè, sentite. Il dio del sole. Gli upgrade militari e della gilda, quindi penso economici, costano il 15% in meno. Questa unità costa il 75% in meno e genera il 15% in più di favore. I prigionieri danno 10% in più di favore e ad ogni 10 sacrifici spawna un'unità mitica. Poi, vabbè, dio della vita, della luce e della conoscenza. Gli edifici che, come dire, scoccano frecce, torri, fortini, il stesso centro città, c'è il 15% in più di HP, 10% di attacco in più, il 5% per ogni epoca. I sacerdoti e i guerrieri aquila hanno 10% di attacco in più. I preti hanno un in più di build limit. I commoners, potremmo prendere questo. Prendiamo questo. Bello. No Senkawa. Bello. Molto bene. Nino Senkawa. Kema. Kema. Nino Senkawa. Ah, ma l'eroe può coltivare, fa. Molto interessante. Quindi noi possiamo stabilirci anche nelle zone sottostanti. Quindi noi dobbiamo difenderci su svariati fronti. La musica è spettacolare. Quetzal Bird. Ah, c'ho un esploratore automatico. Vabbè, ma è fantastico, grazie. Ok, vediamo un po' i vari dei. Il vecchio dio del fuoco aumenta un'economia. No, tu non vuoi manco sapere chi sei tu. Dea della luna. I suoi miglioramenti beneficiano delle tue unità mitiche. No, no, voglio il dio del fuoco. Poi quella è una buona reliquia. Vediamo questa com'è. Vabbè, sentite, non c'è manco bisogno di andare a vedere. Anello dei nibbia lunghi subito. Questo qua, lo Son Pantry, ci permette di catturare, no? Delle unità e farle diventare prigionieri.
bello questo. Compreso il sistema di irrigazione e infrastrutture che ci permettono di costruire una casa in più. Quindi per un totale di 11. Si vede che c'è una profonda e sincera passione in questo, e sono veramente contento. Perché l'ho punita, c'ha un trident? Questo me ne ero perso, effettivamente. Però chi siamo noi per giudicare Sparta? Lungi da me giudicare Sparta, mo. Ah, Nief Barak, sai che qua? Vabbè, casa che Megizia c'è scritto. Craftsman Guild. Ah, è queste le cose della Guild. Questo che ci permette di fare. No. Posso comprare risorse, prigionieri, pomme, schiavi, tutto. Interessante. Tutti in età eroica tranne me. Ma... sì, in età mitica. In età mitica, madonna. Sto andando troppo lento perché mi sta piacendo troppo. Invece... Madonna, mi sono cagato in mano. Il film Bugwinter, signori. Molto interessante. Ma Sparta come sta messa? Perfetto. Sparta sta benissimo. Nimitzlach Palor. Molto bene. Buone animazioni sono fatte come si deve. Cosa fa questo? Bene. Nave degli artigli, quindi abbiamo ora tutto cosa. Ah, ne vuoi può costruire. Costruiamo subito delle torri per difenderci. È un po' lentino, però. Cosa fa questo? Il sacro libro di questo dio migliora a eroe. Migliora un eroe nella raccolta. E anche nella sua aura. E poi sblocca anche i potenziamenti unici suoi. Mazza! Molto dettagliata come cosa. Molto interessante questo, molto, molto, molto. Aspetta, aspetta un attimo. Posso comprare un gruppo di prigionieri? Lo portiamo giusto a tempo e vediamo un po' che succede. Vediamo. Ah così lo butti. Ok, quindi ogni 10 prigionieri. Buonanotte, ogni prigioniero fa 10. Ma perché? Vabbè. Chi siamo noi per giudicare? Insomma. Un operato, no? Dei vari dei. Facciamo un prossimo. Madonna. Cos'è questo? I suoi miglioramenti beneficiano i tuoi sacerdoti. No. Chi sei tu? Xipetotec, dio della rigenerazione della natura e della texca tripoca rossa. Boh, che cazzo è? Non lo so. Però sono molto interessante questa cosa. I suoi miglioramenti beneficiano i tuoi nobili guerrieri. Ciao subito. Questo che fa? Ci dà la conoscenza del mais. Increase in the farming rate, ma subito. Fanno subito. Aspetti. Ah! Ok. Oddio. Ok.
Beh, molto bene i potenziamenti. Minosenkawa. Scusa. Tu sei un'unità speciale mitica che può costruire solo gli edifici militari. No, vabbè, ma... è spettacolare. Va bene, ancora. Costruiamo il mercato, poi... sono un attimo off camera, faccio un esercito per bene come si deve, e poi torno e vediamo di conquista un po' si stronzi, insomma. Bangor, età mitica. Vabbè, ma mi hanno buttato così in dio della guerra e del sole, del cazzo, in gu, tutte cose. Cose? No, ok. Una cavana ne portiamo a Sparta. Ah, sono più qua. Nimitz Lahbaloa. Ma vado. Bellissimo. Ragazzi, ci vediamo tra poco. Ok, mo si attacca. Beh, tu vai a costruire qua, quel qua è 100 città. E andiamo bene. Jake non mix la camati. Nimix la camati. Vieni già. Nino Senkawa. Nino Senkawa. Kema. Nino Senkawa Matiyaka Nimitz Lak Paloa Nimitz Lak Paloa Jake no Chiplayekana Jake no Jake no
Jake Nuka, Jenny Yao. Ok, questo si è ripreso. Jenny Nuka. Matiyakan. Jake Nuka. Hollywood, yes, up. Jenny Yao. Nino Senkawa. Jake Nuka. Tutaye Kana. E farò sia grande. Allora, siccome siamo qua. Nino Senkawa. Yeni Yao. Nino Senkawa. Nimitz la paloa. Nino Senkawa. Jake Nuka. Nitokia. Nino Senkawa. Matiyaka la Yakana. Nino Senkawa. Jake Nuka. Nino Senkawa. Nitokia. Tlentines Nawetia. Nimitzlak Paloa. Nino Senkawa. Nitokia. Nino Senkawa. Askantema. Nino Senkawa. Nitlayekana. Jake Nuka. Nitlayekana. Nimitz Tlak Paloa. Yeni Yao. Jake Nuka. Nino Senkawa. Nimitz Tlak Amati. Nimitz Tlak Paloa. Nikchivos. Nitlayekana. Nimitz Tlak Paloa. Nino Senkawa. Jenija. Nino Senkawa. Nimitz Tlak Rayekana. Jake Nuka. Matiyakan. Nino Senkawa. Jake Nuka. Askantema. Nimitz Tlak Amati. Matiyakan. Jake Nuka. Jake Nuka.
Matiyakan. Bene ragazzi, Angus. Cioè, che vedere Sparta che fa economia e io guerra. Vabbè. Né cibo mi ha fottuta solo. Ragazzi, vi devo dire che questa è una delle più belle civiltà che abbia mai giocato. Una mod fantastica che dà un tocco in più al gioco, che aggiunge effettivamente una nuova civiltà differente in tutto e per tutto dalle altre, che quindi contribuisce ad un parco già bello sostanzioso di civiltà che sono diverse da loro, che sono, anche se sono 5, con questa qui si dà ancora più diversità ad un prodotto che ha fatto della diversità il suo cavallo di battaglia. Mi sono divertito parecchio, tralasciando che l'ho giocata a semplice, perché volevo godermi le strutture, volevo godermi la civiltà, volevo godermi tutto. Ma devo dirvi la verità, è stata davvero una bella sorpresa. Io vi consiglio di provare la mod, la dovete provare, e credo che vi soddisferà parecchio. Perché mi sono divertito parecchio, perché si nota il grande lavoro e credo che possa togliere un bel po' di soddisfazione. Complimenti a chi ha prodotto questa mod e niente, sono davvero felice di poterla provare e non, io spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi!